Pensavate che mi fossi dimenticato di Samuel Stern questo mese perché c'è stato il gran finale della serie 666 di Dylan Dog? No, non me ne sono dimenticato. Mi scuso per il ritardo, ma vado subito a parlare di Samuel Stern numero 8, il secondo girone, secondo me. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega di condividere il video con tutte le persone che sono possedute da un demone, di attivare la campanella delle notifiche e di commentare, soprattutto commentate qui sotto al video, dicendomi la vostra, cosa ve ne è parso di questo numero. Io personalmente l'ho adorato, andiamo a capire perché. Samuel Stern numero 8. Primo numero scritto da Andrea Guglielmino, il direttore responsabile della Bugs Comics, quindi per la seconda volta una storia non scritta da Fumasoli, ma da un altro autore. Disegnata da Stefano Manieri, la copertina è sempre nelle mani del trittico che vado a leggere di Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo e Emiliano Tanzillo, che non nomino mai, mi dispiace, quindi adesso cercherò di abituarmi a nominare un po' tutti. Prima di iniziare con le mie solite lucubrazioni mentali, divagando riguardo la storia, mi piacerebbe cominciare dai disegni. I disegni di questo numero sono davvero fantastici, io li ho adorati. Mi ricordano molto lo stile cartunesco, ma non è un insulto, di quei cartoni animati molto adulti, i film d'animazione per intendersi, quindi tratti molto netti, tra l'altro in netto contrapposizione con lo stile di Corrado Roy, della concorrenza, della distinta concorrenza. Qua ci sono delle linee molto nette, ci sono comunque dei bianchi e dei neri molto marcati. È un numero fantastico in bianco e nero, ma che sicuramente anche a colori avrebbe avuto un ottimo pregio. Per quanto riguarda la griglia del disegno, abbiamo una classica griglia A6 che si alterna in altre pagine a dei disegni che toccano proprio il bordo della pagina. Abbiamo addirittura disegni che sforano per tutta la pagina, facendo anche proprio da sfondo. Quindi abbiamo delle vignette e come sfondo abbiamo un'altra vignetta che sfora dalla sua griglia, fondamentalmente. O abbiamo sempre delle splash page, abbiamo, come ci ha già abituato la Bugs Comics con Samuel Stern, nei flashback non abbiamo lo stesso stile di bianco e nero, ma abbiamo delle gradazioni di grigio. Numero che, a parer mio, graficamente credo sia quello più completo, credo sia il numero migliore a livello grafico di Samuel Stern e, a mio personalissimo gusto, credo anche che sia la storia più bella finora narrata dell'universo di Samuel Stern. Ma non poteva essere altrimenti, perché per arrivare a questa storia abbiamo dovuto passare per altri 7 numeri, che ci hanno portato all'interno di questo mondo fantastico di Samuel Stern, questo mondo pieno di possessioni demoniache, questo mondo dove Samuel Stern sente se c'è il seme di un demone all'interno di un essere umano e cerca di esorcizzarlo con l'aiuto del fido amico padre Duncan. Dico, abbiamo avuto bisogno di questi 7 numeri dove la sospensione dell'incredulità è arrivata a un livello tale che questo numero è strano anche in questo mondo strano. Perché dico così? Perché è una storia ambientata e focalizzata principalmente su una piccola comunità di freaks, di fenomeni da baraccone, di gente con delle deformità che ha deciso di unirsi, di diventare una sorta di famiglia, una sorta di comunità all'interno di quello che è una casa chiusa, un bordello dal nome Il secondo girone, riferimento al girone dantesco dei lussuriosi. Perché dico che è il numero più bello rispetto agli altri? Perché negli altri ci si è sempre focalizzati sulla possessione in modo specifico. Anche quando si è voluto addentrarsi nella vita dei personaggi, comunque il fulcro principale era la possessione. Qua invece il tema della possessione è appena appena sfiorato e si vede solo nel finale. Non sappiamo nemmeno se le doti di Samuel Stern sono necessarie. Sembra semplicemente che un amico di padre Duncan chieda un favore a padre Duncan e a Samuel Stern per questa comunità di freaks. Non
non c'è dato sapere se davvero c'è una possessione demoniaca, non c'è dato sapere se ce n'è più di una, o ci focalizziamo principalmente sui personaggi, che in questo caso sono davvero molto interessanti. Credo che in questo modo, cioè non focalizzarsi sempre a ogni numero sulla possessione demoniaca, ma concentrarsi sulla storia, su dove viene portato Samwell lungo la sua vita, sia la strada migliore per far durare il fumetto di Samwell Stern molto a lungo, proprio per evitare che sia ripetitivo, perché in questo modo le storie possono essere molto più variegate. Ci può essere o non ci può essere una possessione demoniaca, non sempre è questo il punto. Vediamo benissimo in questo numero che il punto, il male, non necessariamente è legato a un demone. E notiamo anche in questo numero una delle lezioni che anche Dylan Dog ci ha insegnato, che è vero, a volte i mostri siamo noi, dico noi per dire, però nel senso, a volte i mostri sono le persone per bene, non sono i veri mostri, però è anche vero che a volte il mostro è il mostro. In questo numero si tocca anche un po' più da vicino un dialogo sulla fede e di come Dio agisca per vie misteriose in questo caso. In questo caso il secondo girone, che è appunto una casa chiusa, un bordello, un posto dove la gente va a sfogare le proprie pulsioni sessuali e in questo caso anche le proprie perversioni. Parliamoci chiaro, perché se la gente va a sfogare le sue pulsioni sessuali su dei freaks, su dei fenomeni da baraccone, è chiaro che sta raschiando i suoi più profondi istinti deviati. Ovviamente padre Duncan, in quanto uomo di fede, è contrario per principio a una cosa di questo tipo, cioè al fatto che ci sia un posto dove gli uomini per bene vadano a sfogare la propria lussuria. Ma c'è questo dialogo, se vogliamo, anche filosofico, in cui Madame, questo è il nome della maîtresse del secondo girone, spiega a padre Duncan che è vero, lui ha ragione, però questa, la presenza stessa di un bordello di questo tipo fa quasi da parafulmine, in modo che queste persone per bene, sempre tra virgolette, sfoghino questi bassissimi istinti con persone consenzienti, piuttosto che sfogarle in modi ben peggiori. Questo può essere anche una strizzatina d'occhio a quello che succede davvero in Italia, sul fatto che non ci siano le case chiuse, sul fatto che comunque si sfrutta la prostituzione, che la presenza delle case chiuse potrebbe quantomeno aiutare le sex worker a lavorare in un contesto pulito, in un contesto tassato, in un contesto controllato dallo Stato e non da persone che poi tratterebbero male queste poveracce. Non è il caso del secondo girone, perché Madame, il cui vero nome scopriamo è Serena, Madame tratta come figli tutti i lavoratori del secondo girone. Lei è come la madre e la matrona del secondo girone. Lei vuole bene a tutti come se fossero una famiglia. Non mi dispiacerebbe se il rapporto tra padre Duncan e Madame Serena, si sviluppasse anche in altre storie future, magari non in maniera costante, però se qua e là ogni tanto nei numeri futuri vedessimo ancora una chiacchierata del genere tra padre Duncan e Madame. Sembra un po' la versione molto matura del rapporto che c'è tra Samwell e Penny, la motociclista, la meccanica amica di Samwell, con cui in questo numero non ha un vero ruolo fondamentale, ma serve come in una serie TV a fare un siparietto molto, molto simpatico, anche per alzare un attimino il tono del numero, che è veramente pesante, che serve anche un po' da spiegone alle persone che non sanno magari bene come funzionano i gemelli siamesi, perché poi di questo si andrà a parlare. Un altro siparietto comico è la scena in cui Samwell e Duncan sono vestiti come dei pinguini perché devono incontrare un dottore dell'alta borghesia, e quindi c'è quest'altro siparietto molto divertente che negli altri numeri di Samwell Stern non si era mai visto e che arricchisce molto questo numero. Per questo dico che questo numero è la strada giusta per andare avanti a lungo.
Tornando al secondo girone, ovvero tornando a questa casa chiusa, per entrare la parola d'ordine è omorfia. Omorfia in greco significa bellezza. Omorfia significa simmetria. La bellezza è simmetria ed è insolito perché in questo club tutte le persone sono davvero, in senso letterale, sono deformi. Abbiamo una persona che per metà è uomo e per l'altra metà è donna, abbiamo una persona che sembra essere completamente piumata, abbiamo la donna barbuta, abbiamo un bestione enorme che fa anche da buttafuori, abbiamo un nano che sembra l'attore che ha interpretato Tyrion Lannister. E appunto ci sono queste persone normali, queste persone simmetriche, queste persone per bene, che poi tanto per bene non sono, perché vanno in questo posto a sfogare i propri istinti sfruttando, diciamo comunque con consenso, questi freaks. Ma non c'è solo del torbido in questo club, c'è anche chi si innamora. Ci sono anche dei freaks che vanno in questo club per freaks, dove si possono sentire accolti, dove si possono sentire a casa. È il caso di David, che è uno dei tanti protetti di padre Duncan. Padre Duncan, vi ricordo che ha anche, oltre a essere un prete cattolico ad Edimburgo, ha anche una palestra dove allena questi ragazzi per toglierli dalla strada, li allena nel ring di box. Questo David è molto forte a boxare e ha purtroppo anche lui una deformità, un'asimmetria, ovvero una sua guancia è più gonfia e cadente rispetto all'altra. Sembra quasi che cerchi nella box di farsi riempire di botte la faccia in modo che sia tutta gonfia e torni ad essere simmetrica, come si vede in un suo sogno, in un suo incubo. Quindi vediamo proprio che David non accetta la sua deformità, non si sente a suo agio nel suo corpo, a differenza delle persone che vivono nel secondo girone. David si innamora di una delle ragazze del secondo girone, ed è proprio il caso di dire di una delle ragazze, perché si innamora di Astra. Astra ha una particolarità, ha una gemella che si chiama Selene, che vediamo subito all'inizio del fumetto, la vediamo spuntare dal nulla questa Selene, tant'è che io pensavo che fosse il demone di Astra, invece non c'entrava nulla, per questo dico che portano via l'attenzione dalla possessione demoniaca. Selene è una vera e propria gemella siamese, che a quanto pare è indemoniata e posseduta da un demone, ma in questo contesto di freaks si ha sempre il dubbio fino alla fine, perché non si sa fino alla fine com'era Selene prima di essere posseduta. Per quanto ne sappiamo noi, questo è l'aspetto reale di Selene, e che è molto diverso da quello di Astra. Vediamo che David si innamora di Astra, chiaramente è un amore nato dalla prostituzione, perché l'avrà conosciuta all'interno del secondo girone, ma da lì è nato qualcosa solo per Astra. Selene vediamo che sta sviluppando invece un demone, ma non riusciamo a capire se il demone lo sta sviluppando solo Selene o lo sta sviluppando anche David. Ciò non toglie che David comunque senta qualcosa, senta qualche demone che gli sussurra delle cose malvagie nella testa, gli sussurra di eliminare il male. Non sappiamo cosa significhi, perché eliminare il male potrebbe voler dire che David deve eliminare il demone, quindi magari deve eliminare il demone che c'è in Selene, oppure deve eliminare il male che c'è su se stesso. Noi vediamo all'inizio che cerca di togliersi con un bisturi, con un taglierino, cerca di togliersi la sua deformità, ma non ne ha il coraggio. Purtroppo questo suo non accettarsi lo porta in una spirale sempre più nera, in cui queste voci, che poi scopriremo da dove vengono, lo portano a essere un assassino. David passa dal voler essere normale, quindi da voler togliere il buio dal suo volto, da voler togliere la deformità dal suo volto, a voler togliere la deformità dal mondo, a cominciare dal secondo girone. Perdiamo subito l'empatia che avevamo guadagnato per David quando fa una cosa che è un tabù assoluto nei media, è un tabù assoluto nei film, nei telefilm, è un tabù assoluto un po' meno, ma anche nel fumetto, cioè quello di uccidere o maltrattare o torturare gli animali. David uccide il gatto deforme del secondo girone, questo ci fa subito incazzare con David, ci fa subito capire quanto è disturbato, quindi perdiamo subito l'empatia che avevamo,
capiamo che il vero nemico è David, nonostante il demone non sia dentro David. Il demone, come si poteva sospettare anche all'inizio, è dentro Selene. Ma Selene ha sviluppato questo demone per un semplice motivo, perché anche Selene è innamorata di David, ma non è ricambiata. David ama solo Astra. Questo ha generato una crepa, ha generato il rancore che ha creato il demone all'interno di Selene. Questo demone ha sussurrato per tutto il tempo cose malvagie a David, facendolo diventare una persona malvagia, facendolo diventare un assassino. Perché dopo aver ucciso il gatto, a parte che voleva uccidere Madame ed è stato bloccato da padre Duncan, poi taglia la gola a Selene. E dite, ma come? Quindi il demone si è fatto uccidere? Eh no, perché questo è un caso particolarissimo. Selene è due gemelli siamesi, quindi il demone ha trovato una via d'uscita. Selene purtroppo è morta perché gli ha davvero aperto la gola questo maledetto disgraziato. Ma il demone è riuscito a rimanere nel corpo di Astra, che fortunatamente è rimasta in vita, anzi inspiegabilmente è rimasta in vita, molto probabilmente è rimasta in vita grazie al demone. E si scopre anche un'ultima cosa, si scopre che Astra è incinta, incinta del bambino di David. Però vediamo che Samuel, alla fine del numero, quando va a trovare Astra, parla col demone, non parla con Astra. È il demone che tiene in vita Astra e il bambino. E quindi Samuel, per fare la cosa giusta, cioè per far sopravvivere il bambino e per far sopravvivere Astra, non può uccidere il demone, non può esorcizzare il demone. È il primo caso in cui Samuel sceglie di lasciare in vita il demone proprio per salvare gli umani, in particolar modo il bambino che è innocente. Ci ho tenuto anche a raccontare il finale della trama perché a me non dispiacerebbe anche l'idea che questo bambino, il bambino di Astra e di David, dato che comunque sta convivendo con un demone, non sia poi così innocente. Chissà se che questo bambino non sia il big bad in futuro di Samuel Stern, che non sia, che ne so, l'anticristo, piuttosto che un demone molto importante, o peggio ancora la fusione tra uomo e demone. Vedremo come si svilupperanno le trame nei prossimi numeri. Questo numero mi ha sempre più convinto a continuare a leggere Samuel Stern, mi è piaciuto tantissimo. Era molto difficile questo mese fare concorrenza a Dylan Dog alla chiusura del ciclo 666, infatti anche io ho voluto prima parlare di Dylan Dog per chiudere il cerchio e poi parlare del secondo girone di Samuel Stern, perché comunque non c'è nessuna chiusura, si va avanti spediti. Devo dire che questo numero è stato il numero più giusto per fare concorrenza all'ultima risata di Dylan Dog. Bene, con questo è tutto, io mi sono dilungato come sempre fin troppo, ma spero di non avervi annoiato. Come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video.